Oggi Baserpigna si trova a Nola, l'Isis Leone Nobile, dove si ricorda l'eccidio delle foibe. Cercare di contribuire alla costruzione di una società, di una civiltà fondata su che cosa? Sui valori della fratellanza, della solidarietà, del rispetto e della cooperazione pacifica tra i popoli. Noi intendiamo ricordare, pegnando il tutto sulla storia di un paio di personaggi chiave delle vittime delle foibe, la Cossetto e poi Uldovisi, l'unico sopravvissuto all'eccidio delle foibe. Ho conosciuto lati della storia dell'Italia che prima mi erano oscuri e ora praticamente sono venuto all'occorrente di questa cosa e posso capire che in passato veramente ci sono state persone che hanno sofferto e alcune persone che hanno trovato un obiettivo, quello di vivere ancora. Quindi voi ragazzi dovete conoscere la storia, quello che è accaduto precedentemente, solo così si può evitare di ripetere gli errori che sono stati commessi in passato. Lei prima ha detto che molti dei ragazzi non conoscevano la storia dell'eccidio. Oggi possiamo dire che conoscono qualcosa in più. Certamente, oggi prima di tutto conoscono le foibe. Cosa sono le foibe? Perché anche attraverso diciamo, la descrizione fisica di queste foibe, loro hanno cominciato a capire di quanto cruenta è stata la storia nei confronti delle vittime di questo eccidio. E loro sono rimasti impressionati da questo modo di torturare i nostri concittadini italiani dell'epoca. Piano piano stiamo capendo anche noi cosa è successo in passato e per noi è molto interessante. In che modo si può raccontare una storia così cruda ai ragazzi? Dicendo la verità, nuda e cruda così com'è. È stato molto emozionante. Qual è l'obiettivo che si pone come dirigente? Bella domanda. È il futuro. I ragazzi che noi ospitiamo in questo momento rappresentano la futura generazione. Che cosa dare? Tutto quello che si può. Cultura, competenze in modo particolare. E soprattutto competenze perché? Perché questo è un istituto professionale. L'istituto professionale aiuta soprattutto per chi ci crede a formarsi per un futuro lavoro imminente in modo particolare. E io posso dire che tutti gli alunni, la maggior parte degli alunni che sono andati via da questo istituto, lavorano tutti e quello che mi gratifica è che ritornano e mi raccontano le loro storie. La cosa bella è che non abbiamo questo fuggi-fuggi all'estero. La prossima manifestazione la svolgeremo l'8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, e in quell'occasione appunto celebreremo, faremo tutto un excursus storico sulle donne più importanti che hanno dato lustro non solo all'Italia ma anche a tutto, cioè, a livello mondiale. Poi successivamente, il 19 marzo, ci sarà la Festa della Legalità e probabilmente stiamo preparando anche qualche altro evento sulla resistenza per il 25 aprile e poi, cioè, sono cose che organizziamo volta per volta, quindi sicuramente ci saranno altri eventi di cui vi terremo al corrente. Ricordare in modo particolare, fare delle giornate per la legalità, su cui ci tengo tantissimo, perché è la base della vita, è la palestra di vita è questa. E quindi il ricordo, la memoria di tutto quello che è stato il nostro passato. Questo è quello che io cerco di dare, la mia presenza costante e tutto quello che soddisfa i loro desideri. Questo è quanto noi facciamo in questa scuola, un lavoro costante, la scuola è aperta dalla mattina alla sera, proprio per loro e cerchiamo di fare il nostro meglio.